Ecco. Questa è la piantagine maggiore. Allora, questa è la piantagine maggiore. Esatto. La piantagine è una pianta dalle molteplici proprietà. Principalmente si usa per curare le malattie dell'apparato respiratorio, ma anche, cioè, poi ha tanti usi anche meno comuni, ma questa maggiore in particolare è anche molto cicatrizzante. È cicatrizzante come l'achillea? Sì, forse anche di più. Il mio marito, che si faceva spesso dei tagli lavorando, la usava, è veramente efficace. Non è come che... la usi? La applichi sopra o la mastichi? Lui la masticava e poi l'applicava sopra. Ok, come un po' l'achillea. Ecco. Esatto, come l'achillea. È veramente molto molto efficace. Questa è la versione femminile della piantagine, vero? Perché ce n'è anche una versione allungata, maschile. Sì, no, non è maschile, sono due varietà differenti. Ah, ecco, così. E se vuoi non ti dico i nomi scientifici, no, sono due varietà. Se vuoi. No, comunque no, aspetta, no, questa qui è la piantagine maggiore. Sì. Quella allungata è la piantagine lanceolata. Lanceolata. E poi c'è la piantagine media che invece ha la foglia piuttosto simile a questa, non proprio uguale, picciolo più corto, sì, e ha una bellissima infiorescenza rosa che ricorda un pochino quella della bistorta, però a differenza di queste che hanno l'infiorescenza marroncina, beige, quindi sono meno ornamentali, quella ha pure l'infiorescenza ornamentale. E giusto l'altro giorno mi diceva una paesaggista inglese molto carina che gli indiani d'America dicevano che la piantagine praticamente curava tutti i disturbi. E avevano un'usanza molto particolare, che mi è piaciuta molto, cioè questa. Si mettevano una di queste foglie di piantagine, che sono molto grandi, dentro le scarpe, quando camminavano. Così, attraverso il piede, andandolo, assorbivano tutte le proprietà benefiche. Io trovo sia una cosa bellissima, adesso voglio provare a farla anch'io, infatti. Carinissima, sì. E poi la piantagine è molto buona anche da usare normalmente in cucina, da mettere nelle minestre. Sia cotta che cruda, giusto? Sia cotta, cruda, vanno le foglie molto tenere. Poi sai, per cucinare, va tagliata, adesso ti faccio vedere. Sì. In senso trasversale rispetto alle venature, cioè così. Sì. A striscioline sottili, in modo perché così spezzi la venatura, perché sennò per dire è troppa coriacea, anche se frulli la minestra ti rimangono questi filamenti che sono attorno cioè non sono dannosi ma sono spiacevoli, certo, da mangiare. Invece se la si taglia prima di metterla nell'insalata, nelle minestre, sì, dove si vuole mettere, nei misti di erbe, perde è questo, più facile, perde, si mangia molto volentieri, più facilmente, ecco. Esatto. Tra l'altro le foglie proprio piccolissime, piccole della parte centrale, adesso qui non ne vedo perché sta già andando a fiore, sì, hanno un retrogusto di fungo porcino, che è una cosa che io non ci credevo, me lo diceva la mia amica Luciana, che anche lei è esperta d'erbe, e invece le ho provate, è proprio così. Quando sono molto piccole, un po' pelosette, adesso vediamo se ne troviamo una, hanno un retrogusto, di porcino. Sì. Ecco, però ti prego sempre di parlare scusami, verso di qua. Sì, hanno il retrogusto di porcino. Bene. Ecco. Beh, sai cosa ti dico? Beh, adesso... Che basta. Che basta. Sì, infatti.